Sì, grazie Presidente. Devo doverosamente ringraziare tutti i capigruppo che hanno voluto firmare questa mozione, erroneamente presentata come ordine del giorno, ma comunque ecco, è stato recepito da parte di tutte le forze politiche, i rappresentanti politici di quest'Aula, la peculiarità, l'importanza dell'argomento oggetto di discussione, che ora mi accingo velocemente a informare, a comunicare all'Aula. Parto dalle intenzioni di questa amministrazione di sostenere e continuare a sostenere nelle strutture educative scolastiche tutte le iniziative utili a garantire la crescita e il benessere di tutti i bambini, tutti, sottolineo tutti, anche attraverso la salvaguardia di iniziative come la festa del papà, della mamma, dei nonni, della famiglia, e qui posso aggiungerne altre di iniziative che sono all'interno delle strutture educative, attraverso percorsi educativi che accompagnino i bambini all'acquisizione di principi universalmente riconosciuti e che, aggiungo in qualche modo, abituino i bambini educhino i bambini al rispetto dell'altro, al rispetto delle regole, al rispetto dell'educazione civica, delle norme civiche. Quindi Roma Capitale, con le proprie linee di intervento per l'organizzazione dei nidi e dell'infanzia, persegue proprio degli obiettivi che vanno in questa direzione e che sottolinea anche il valore collegiale di alcune decisioni che vengono assunte all'interno dei nidi o delle scuole dell'infanzia. Decisioni collegialmente assunte, quando dico collegialmente assunte mi riferisco alla partecipazione di educatrici, di insegnanti che insieme valutano quelle che sono le iniziative da adottare all'interno delle strutture. Quindi mi piace sottolineare che noi poniamo veramente al centro dell'attenzione la crescita armonica del bambino e quindi di seguire qualunque percorso che porti veramente alla non discriminazione e soprattutto alla non strumentalizzazione di situazioni che possano verificarsi, attuarsi nell'universo mondo che compone proprio i percorsi educativi e le finalità educative che all'interno di una struttura educativa devono assolutamente attuarsi. Quindi proprio seguendo questa direzione abbiamo voluto sottolineare come Roma Capitale, questa amministrazione intende proprio proseguire, sostenere e supportare qualunque iniziativa che miri a salvaguardare le scelte educative di chi è addetto alla crescita dei nostri bambini e quindi anche la festa, lo ripeto, dei papà, delle mamme, dei nonni, della famiglia, in un unicum, perché abbiamo famiglie e bambini dove la figura della mamma non c'è perché separati, una famiglia di separati, una famiglia dove il bambino è stato adottato, quindi la mamma o il papà assume una funzione o un ruolo di altro tipo. Quindi, ecco, in questa logica noi intendiamo veramente salvaguardare il valore che queste feste possono Invito a avere in un concludere, consigliera. contesto scolastico. E abbiamo recepito
il suggerimento e quindi è l'emendamento a questa mozione proposta dalla opposizione di comunicare a tutti i municipi, a tutte le strutture educative dei municipi la decisione assunta appunto oggi in questo consiglio. Io ringrazio per l'attenzione e mi auguro che appunto ci sia il voto unanime su questo tema. Grazie. Grazie a lei, consigliera.